Annali di Zarudi, libro quarto, pagina sacra, capitolo 29. Ricorderete, mia signora, che il primo libro di questi annali iniziava con la narrazione dell'arrivo al monastero di Engus e Honi, una scelta che al lettore sarà sembrata fino ad ora inesplicabile, vista la scarsa parte che i due viandanti hanno avuto nei successivi libri. In effetti avrei potuto iniziare da un punto qualsiasi della nostra storia, ma se ho deciso di iniziare da lì, una ragione ci deve pure essere stata, anche se adesso, in verità, non saprei più dire quale fosse. Mi è sovvenuto questo particolare nel momento in cui ho annotato quanto esteso e profondo fosse il pensiero eretico di Tommaso e nel riflettere sulle concause ho annoverato fra le più rilevanti le parole e i libri degli erranti che erano giunti a Zarubi tramite Engus e Honi. I due, in effetti, non giunsero da noi casualmente, ma sospinti dalla ricerca di un uomo ben preciso, e quell'uomo era Tommaso. Dopo molti anni, Engus mi disse che il suo primo incontro con Tommaso, che ho narrato in qualche parte di qualche precedente libro, fu piuttosto deludente, e che gli ci vollero molti anni per comprendere la ragione di quello strano comportamento e dell'effetto irritante che aveva prodotto su lui stesso. Il fatto è, mi disse, che era venuto per trasmettere qualcosa e invece scopriva che era lui quello che doveva apprendere, perché Tommaso era un errante ben prima che altri erranti giungessero a incontrarlo. Una delle regole degli erranti, si sa, è che nessuno di essi, se non in rari casi, si definisce esplicitamente tale e che nessuno lo è ininterrottamente, senza abbandoni e senza tradimenti. Gli erranti sono mossi da sprazzi di spirito di intensità e durata variabile. Più sono giovani, più questi movimenti sono repentini e violenti, sono frequenti e durano poco. È la natura stessa del giovane a cogliere lo spirito in tal modo. Si potrebbe anzi dire che, in un certo senso, tutti i giovani dotati di intelligenza, morale, volontà e sincero desiderio di verità conoscano momenti di spirito errante. La maggior parte di essi, però, presa ben presto dalle cure del mondo, respinge questi impulsi lontano da sé e se ne estranea, come un marito che vuole essere fedele si tiene lontano dalle donne giovani via via che la moglie invecchia. Tommaso, che in qualche modo vecchio era sempre stato, non essendo un impulsivo ed essendosi inoltre addestrato a lungo alla pazienza e alla remissività, propenso ad adattarsi alle cose piuttosto che adattarle a sé, coltivò questo spirito nel silenzio e nella costanza, nutrendolo ininterrottamente di letture e riflessioni e rinunciando progressivamente a ogni vincolo di pensiero o professione che gli derivasse dall'appartenere a una casta o dal porsi a servizio di un potente. La sua fuga del mondo fu autentica, ma diversamente da quella di Roberto di Moleas o di Guglielmo di Saint-Thierry, non era orientata a cercare Dio in se stesso, ma a cercare se stesso in Dio. Nei primi 10 anni della sua permanenza, non si allontanò molto dall'ortodossia, se non per certe trascurabili leggerezze nella tonsura o nell'ordine dell'ufficio divino o nel privilegiare l'etica di Abelardo rispetto a quella di Bernardo. Fu la guerra a mutarlo radicalmente, quel vivere per la prima volta nella sua vita, le fisiche contraddizioni che le imprese umane implicano quando da pensiero si tramuta in azione. La guerra lo costrinse a uscire dal chiostro con la stessa riluttanza che provavano Guglielmo o Bernardo, quando gli affari secolari li obbligavano a occuparsi di fratelli litigiosi o di principi invadenti, con la differenza che per Tommaso non fu questione di diatribe e processi, ma di balestre e scudi, reti di spie, corruzioni e tranelli. Lui che aveva sempre avuto di sé la sicura certezza di essere un uomo probo, onesto e sincero, si trovò, prima per amore e poi per forza, a divenire ciò che non era mai stato e a divenirlo alla soglia di quella che lui era convinto dovesse essere la sua imminente morte. Le cose sarebbero andate diversamente e gli furono concessi altri 20 anni di vita che forse non avrebbe voluto.
Ma quando Tommaso salì all'eremo a fare penitenza, era ancora prigioniero della convinzione che sarebbe finito all'inferno. Non solo, o forse non tanto per ciò che aveva fatto, ma per avere deliberatamente scelto di farlo, pur sapendo che era male. In qualche modo, la solitudine lo riconciliò col suo destino, e al tempo in cui i due erranti salirono al monastero, già un sole tenue ma stabile brillava all'orizzonte della sua speranza. Quello che era cambiato era che, dedito quasi a tempo pieno allo studio della scrittura alla luce dell'esperienza vissuta, Tommaso aveva preso coscienza che l'uomo vive sulla terra e di terra si sporca, che Abramo e Davide, Gedeone e Giosuè erano stati guerrieri, che Giacobbe non aveva nulla da invidiare al più scaltro dei ladri, che alcuni degli apostoli erano ambiziosi e privi di scrupoli, ma che tutti avevano avuto una relazione speciale con Dio e che la promessa di Dio è indifferente alle trasgressioni dell'uomo. Quando Angus gli parlò degli erranti, rimase stupito a vedere che Tommaso cominciò a perdersi nei suoi pensieri, come se questi fossero molto più rilevanti del grande segreto che Angus gli svelava. Un po' l'iberico se ne risentì, ma Tommaso, sentendolo smettere di parlare, si scusò, sorrise e gli disse che si era un po' distratto perché in quel momento, quando Angus aveva pronunciato la parola errante, aveva capito come tradurre un termine del Deuteronomio che Girolamo traduce con persequebatur, ma che in ebraico e in greco sembra avere tutt'altro senso che quello di essere perseguitato o inseguito. Ecco, la parola giusta era errans. Mio padre era un arameo errante. E chi è questo padre? È Giacobbe, che scese in Egitto con poca gente e divenne una nazione grande, forte e numerosa. Dunque, gli erranti sono coloro che ancora non sono entrati in Egitto, coloro che in qualche modo non sono parte della storia che inizia con la schiavitù e procede con il pellegrinaggio nel deserto, l'entrata in Canaan e via così. Gli erranti vengono prima della storia, di quella storia della quale proprio i libri degli erranti negano la verità, per svelarne la natura di mito creato per ingannare i deboli e sostenere le ragioni dei forti, e che poi, con uno di quei rovesciamenti che i libri sanno compiere dopo che sono stati scritti, è diventato il modello di ogni lotta per la liberazione e di ogni rivalsa contro la prepotenza, pur nelle sue incrostazioni di superflui riti e sterili fissazioni sacerdotali e levitiche. Quell'uomo che Angus aveva trovato era ben oltre quello che cercava. Da lui non ebbe solo accoglienza e protezione, ma radicamento nella possibilità di essere e vivere quello che era, nella condivisione di una visione così alta da offendere i nani, così nobile da non ammettere di piegarsi alle comodità e alle convenienze del mondo. La venuta degli erranti accelerò dunque un processo già avviato quando Tommaso aveva dato uno specifico corso e una specifica ragione alla guerra. I pianeti, come amava credere Pellegrino, si erano allineati lungo la verde collina di Zarubi, spostando per un breve tempo il destino di una piccola regione, ma causando anche, e forse con effetti che non resteranno limitati ai pochi mansi dei piccoli Carpazi, la nascita di libri che di quelle storie sono testimoni, quella cronica anonima e questi annali. Proprio in quella cronica, in una pagina memorabile che ogni tanto amo rileggere, si tratta dell'infinita durata del tempo e del combinarsi degli eventi come punto di incontro di infinite cause che l'uomo non può dominare, come se ogni vera preghiera fosse già esaudita e ogni vera necessità già soddisfatta, perché lo spirito che geme dentro di noi, quel frammento dell'anima del mondo di cui parla il Timeo, già conosce a nostra insaputa le opere dei giorni e le dice, e dicendole, le crea come io creo con semplici parole un mondo che nessun diluvio potrà mai, dopo averlo sepolto, impedire che torni in vita.